della squadra di Parma e siamo pronti al kickoff, Alex. We're ready for kickoff, aspettando gli arbitri che danno l'ok. Sì. Ed ecco il calcio d'inizio. Un po' pooch kick. La chiamata da coach Barci. So, c'è un ricevitore a sinistra, Omotosho, numero 0, ma invece lancia da verso destra. Touchdown! Touchdown Alinobi. Simone Alinobi, una nostra The vecchia alien. Conoscenza, Alex. Touchdown Panthers! Simone Alinobi, the alien. Parliamo un po' di Simone Alinobi nella sua comfort zone a ricevere in end zone. Trasformazione, il calcio è su e fra i pali ed è un altro punto. Quindi 7-0 per i Panthers. Guardate dal replay, ottima questa palla ricevuta. Tori aperti per lui. Fa un roll out adesso verso destra. Forse potrebbe correre. C'è uno spazio. Ed è ottima l'azione. Sì, sì, è touchdown. Sì, sì, indicato touchdown. Touchdown Ducks. Quindi touchdown Dax Lazio che non ti aspetti, no? Va da una parte e poi l'altra. Tutto in un giro di un mezzo secondo. Monardi ha tanto tempo. C'è Motosho, 2-0. L'ha preso! E sarà un touchdown Panthers! Bellissimo! Monardi per il numero 0. Omoto, il difensore dietro di lui era aperto. Monardi, aspettiamo, vediamo il calcio di trasformazione ed è buono. E quindi Diaferia mette a segno il punta di... Un bunch formation verso destra, 3 ricevitori in trips e Omotosho a sinistra. Lancia infatti in quella direzione, Omotosho salta, prende la palla di touchdown, bellissimo! E qua si vede l'intelligenza e l'acume tattico di Omotosho con il numero 0. Permette di gustare nuovamente questo gesto atletico. Sì, la trasformazione, il calcio di Diaferia su e... fra i pali, quindi Minniti a ricevere lo snap sul fianco Mattia Penini ed è un'azione di corsa di centrale. Minniti, corsa centrale, ecco, tanto voglia, entra in end zone, touchdown Panthers, touchdown Panthers, che quindi chiudono questo secondo quarto nel migliore dei modi. Ci sarà appunto tempo per il calcio addizionale a tempo scaduto. È stato adesso estrema fiducia di coach Michitti in questo caso, perché ovviamente la corsa era molto dichiarata. Il calcio leggermente laterale, ma buono comunque dentro i pali, e quindi dei guadagni dei Dax Lazio. Secondo i 10 dal 12 yard line, bel lancio ed è un touchdown. Touchdown Ducks. E Cortis si fa valere in questa situazione ricevendo questa ottima palla di Alberici e a portare dal 3 yard line per Minniti, diritto per Minniti, corre veloce ed entra nell'end zone, è un touchdown Panthers. Intoccato Minniti in questa azione, avevamo visto già in precedenza la sì. Offense che schierava dopo il touchdown dei Ducks. Vediamo il calcio di trasformazione, è buono. E quindi 35-13. E quindi punteggio che si porta sul 35-13. Ecco qua la corsa di Minniti che accelera, ma ovviamente non lascia speranze. Terzo e 2 con Minniti, correrà sicuramente. E infatti guadagna il primo down, accelera! E ce la va! Lascia indietro i difensori! E segna un touchdown! È un lancio. È intercetto. E Jones che sarà un pick six. Vediamo se arriva. Jones cerca di placcarlo, ma è un pick six. Peccato questa azione di i Ducks giocheranno da due tornato. Punti perché vediamo nuovamente Alberici in cabina di regia. È un fade. Ancora per Rinaldi. Buono. È ottima Buono. La sua ricezione. Sì, da due punti. E finisce così la partita fra Panthers Parma e Ducks Lazio. Panthers 41, Ducks 21. E Panthers che chiudono la stagione garantendosi il clinch per la semifinale e il primo posto in classifica. Primo posto.